Vodafone, servizio di segreterie telefoniche. Buonasera, urgente. Non lasciate alcun messaggio perché non mi vengono fatti ascoltare. Fissazione di rotazione di linea telefonica, sono i servizi segreti corrotti, Casa Monica, Pinkeri, maledetti assassini nel mondo. Loro hanno nelle mani ciò che mi appartiene e loro sono teletrasportatori, sequestratori, massacratori persone. Ladri di ciò che mi appartiene e sono i parenti di Baldassarre, Casula Anna, figlio di Casula Giorgio, il dottore che mi ha tolto il sangue fino all'ultima goccia 1990, che ha trasfusionato il mio sangue a sperdersi dalla mia sequestratrice alla figlia di Anna Casula Baldassarre Fiore, eccetera eccetera, che è l'antico cognome a Chiarottica, non è una rosa lavanda. Non so se a Guerini Anna pure quella, a Roberta Bono, all'usare di Marcone Antonio e a chi altri, 5 o 6 persone sono state, a cui sono state praticamente trasfusionate il mio sangue. Inoltre 4 bambine nel 1990, dopo sequestro gravemente narcosi, in questo modo mi hanno usata sia per lo scandalo, sia per altre cose pericolose e sia per prostituzione, e hanno preso soldi, milioni di dollari, miliardi di euro e miliardi di dollari, li hanno portati nelle mani dello Stato, e nelle cui mani dello Stato c'è anche i dobloni di miliardi di dollari miei, di Maria Viarecchia Saracchelli. Mi hanno rubato i documenti, mi hanno sostituito le carte d'identità, mi hanno rubato il documento Ancona Savona 920-7704, 8 marzo 2012 e quello che scadeva il 29 marzo del 2012, ancora Napoli 87-77983. Inoltre l'altro preparato all'Unione di Leonarda, Ancona Savona 9-10-16-77. Me l'hanno sostituito ancora questi, l'hanno tolto dalle mani dei poliziotti che sono stati uccisi a sequestrare l'estate di Alieno e colleghi. E Maria Viarecchia, la sottoscritta, Sara Kennedy, parte Maria, coniugata e vedova di Cardarello, fu Cardarello e Gino. I documenti dei miei figli, quelli miei, sono nelle mani della famigerata famiglia che è passato ora il figlio. Fatti trovare fuori che ti faccio fuori. Io ho detto qualcosa in inglese e ha chiesto all'amico che cosa avessi detto. Il figlio del tale Gianluca. Si spacciano per il nome sotto il nome di Cardarello, i miei figli che sono stati bruciati vivi. Sono stati uccisi tutti i miei parenti Kennedy, la mia famiglia intera. Sono stati uccisi la famiglia Gusberto di Pasquale, dove sono cresciuta dalla fine settembre del 55 sino alla fine settembre 1967. Dal 1962 la nipote Consuelo della Pasquale, figlia della zingara Casa Monica e Coso, sta usando i miei documenti e mi ha derubato altri documenti dentro casa. È stato Gaglia Mauro sopra il mio appartamento. Sono stati sequestrati e uccisi cantanti e cantautori, plagiatori, ed è stato ucciso Alessandro Cecco Paone, da chi? Lo zingaro che ha sequestrato me il 4 agosto, il 4 settembre 1955 dalla clinica Santa Lucia, lo zio della maledetta bastarda infame, disgraziata, che ha i miei bellissimi occhi azzurri, si è fatto piantare i denti dei miei parenti, la parrucca fatta con i miei capelli, ha rubato i capelli miei dentro casa, li ha fatti allungare, ha fatti ritornare il biondo miele naturale e inoltre ha bevuto il mio sangue. Oltre che è stato trasfusionato, ha bevuto il mio sangue, mi hanno tolto continuamente il sangue, mi hanno messo il sangue.
E ora vi prego, non lasciate alcun messaggio, è pericoloso. Non mi telefonate, non fate nulla, non parlate con nessuno, neanche se fossero i vostri amici, perché dopo il segnale acustico... Vodafone, servizio di segreteria telefonica. Buongiorno, è una cronaca. Cronaca e denuncia globale. Poiché non sono soltanto la casa Monica che hanno avuto nelle mani ciò che mi appartiene dopo il sequestro e dopo che mi hanno tolto gli occhi azzurri, i denti miei parenti e la parrucca fatta con i miei capelli dentro casa che li ha usati quotidiana, vale fare quotidiana, che ha bevuto il mio sangue e c'ha il mio sangue, ha imbrogliato le carte, andare in giro sotto la mia persona derubandomi ciò che mi appartiene, facendo false relazioni e false dediche. Inoltre è anche un'assassina. Essa, Roberta Bono, Palla da Rosa, Michello, Anna Vittoria, che è mia cugina, figlia di mio zio, Ulfago Roberto che sono in Svizzera. Prima sono stati da casa Monica e sono stati loro a uccidere mio padre John Fitzgerald Kennedy e mio zio Robert Fitzgerald Kennedy. Proprio quegli anni gli ha sparato il colpo mortale in fronte, portava già le armi, usava già le armi. A quell'epoca quella donna aveva 15 anni, 8 mesi e 15 giorni, per la precisione, perché nacque l'8 marzo 1948 da Sperzuti e Siria, insieme a Guerini Anna, Arabella Kennedy. Essa si chiamava Kennedy Anna, e il fratello Luciano Marco Antonio, John Junior Kennedy, perché mio padre nella sua magnanimità, dopo la violenza contro la donna, ma lui non procreava, perché Sperlude si è detto, lui è stato il primo a violentarla. Comunque fosse stato, mio padre non procreava e infatti nessuno dei figli apparteneva e appartenuto a mio padre. Non è figlio nessuno di mio padre, dei tre figli non è figlio nessuno di lui. E sopporta per la mia nascita mio zio Robert Fitzgerald Kennedy. È chiaro che durante i 9 mesi di gravidanza c'ho molto di mio padre John Fitzgerald Kennedy. Per una sola volta non avrebbe mai e poi mai procreato. Quindi a me se non concesso, mio padre non poteva procreare, non procreava. E per una sola volta, di certo, non poteva procreare. E infatti, Fotianna è figlia di Rosardi, di Casola Giorgio, 93,0 su 100. Verignano è figlia di mio zio Cule Faldro per il Sena Svizzero e Rosardi Marcone è figlio metà e metà, più di Casola Giorgio che di mio zio Cule Faldro Roberto il Sena Svizzero. E questi sono i tre nati da figlia l'8 marzo 1948 alla si trovava la zingara e sicuramente deve averle tediati, e allora, dato che mio padre stava con degli amici e lui aveva la macchina, allora come le ave sul fiore, sul mettere, è vero? Si sono buttate addosso, deve avergli rotto i cosiddetti perloni, altrimenti non l'avrebbero fatto, infatti le zingare sono, potete immaginare, no? Avete la mente aperta per afferrare il senso? Quindi mio padre non poteva procreare e infatti proprio la figlia mi ha detto che da figlia di Anna è figlia di Casola Giorgio al 93,0 su 100 oppure 97,0 su 100. Hanno fatto le analisi quest'anno, ha bevuto il mio sangue, è ritornato a bere il mio sangue, ha rubato le mie carte, le mie corrispondenze, le mie lettere e è andata in giro per farsi con false relazioni e false dediche. Hanno bruciato le carte, sono stato il nuovo ordine del dominio mondiale, c'entra il Vaticano e lo Stato, il Capitolino e anche il Napolitano perché è a conoscenza, e il Ministero e il Consiglio dei Ministri perché sono stati loro poi per interessi e soldi.
Il mio corpo è stato usato, miliardi di dollari e miliardi di euro. Mi hanno posseduta persino i senatori. Il 3 maggio la bastarda mi ha fatta possedere da tutti gli anziani di Corviale. Da tutti non lo so perché mi hanno addormentato e non so nulla. Mi è stato riportato. Perché qualcuno... Dopo il segnale acustico, registri il suo messaggio. Vodafone, servizio di segreteria telefonica. Mi sorry, ho dovuto cambiare tutto il messaggio ed era molto incisivo, marcante. La causa sono i diritti a Bosch della setta nera, della mia sequestratrice e della figlia, e delle figlie e dei figli e dei parenti loro, Casa Monica, innominati, nell'ordine monumentale, politici e vaticani. E inoltre, ladri ed assassini. Le robe di mia madre da sotto il Vaticano. Da sotto il Vaticano lo hanno portato poi, ed è stata la strega pazza di 345 anni, che anni bellissimi occhi azzurri, l'hanno fatta configurare neonata nel 48, nel 60, ritornano indietro il tempo. E abbia l'822 di largo d'ordine da 5. La figlia è un'altra assassina. Oggi hanno sono entrati attraverso la porta, attraverso le mura, anche quest'oggi, con le pratiche occulte diaboliche. E mi ha rubato la corrispondenza alle lettere destinate a me, a Maria Vierecchia Saracene, Barchi Maria, Vidova Cardarello. Mi hanno rubato i soldi dentro casa, fuori di casa, e insomma non ne posso più. Non ne posso più, tanto è vero che sono stanchissima di parlarne. C'entra il Vaticano e i politici comunque, reggenti nazionali, internazionali, extranazionali, hanno i poteri diabolici, satanici, hanno 12 legioni, che sono ogni legione 24.200 spiriti malvagi, quindi moltiplicato 12 sono degli assassini, sequestratori, rapinatori, occultatori, inquinatori, macchinatori, mistificatori, rei spazio scambio di persona, rei spazio scambio di persona, ladri di altrui identikit, ladri di altrui identità, paternità e maternità, diabolici, cannibali, immortali. Sotto il Colosseo ci sono molte persone che sono state uccise, i miei parenti da 41 anni a questa parte, hanno ucciso 72.000 miei parenti Kennedy, hanno ucciso milioni di studenti, consoli, ambasciatori, governatori, giornalisti, scrittori e registi, direttori bancari e direttori bancari, il presidente Antonio Danteni, il presidente Antonio Bertranelli, Corte Costituzionale 1, il signor Serono II, Peschi Soldi Fabio. Lo curisce, mi ha tolto gli occhi azzurri nel 1955, il mese di giugno, mettendo la baldassare a Amma, cannone, ma lo sono andando a porta, poi eccetera, eccetera. I suoi 259 si spaccia per me alle mie carte d'identità, chissà da quanti anni alle mie carte d'identità, quindi da nubile, da sposata e da vedova. Tre carte d'identità soltanto il 2012, ancora Napoli 877983. Vecchia Maria Via, capelli brizzolati che non ho mai avuto, che scadeva il 29 marzo, Leonetti Leonardo e la ladra e altri impiegati precedenti del 15° municipio Arvaglia Portuense, 11° attuale, prima ripartizione c'era un impiegato, 1968, mi ha rubato la carta di DAP per farne duplicati, triplicati, 100 addirittura, di falsa Ricchia Maria Via con i miei soli documenti. Ricchia Maria Via, il terzo certificato, settembre 1955, fatta configurare il 14 marzo 1942, sono andata in realtà il 4 agosto 1954 al mio Orlins. Sotto la mia figura è andata a prendere ciò che mi appartiene, si trasforma per me, commette crimini, le arrestano e scappa via e scivola dalle mani. Ora pure la figlia, un'assassina, ma la figlia, l'altra figlia e il figlio, il marito, zie, loro,
cugini e cugine, nipoti e nipoti. La figlia ieri, la madre ieri, mi ha detto di essere Sara Kennedy. Quella, quindi si ritiene essere Sara Kennedy e io sarei figlia sua. Io sarei figlia di me stessa, il nome di Sara Kennedy, il mio vero nome, e sarei figlia di me stessa. È una pazza, secolare, strega, come la chiamò mia madre, la strega nell'82-140. Dopo il segnale acustico, Vodafone, servizio di segreteria telefoniche. Buonasera, urgente, urgentissimo. Non trovo il mio messaggio nella serie telefonica, per questa ragione devo farlo in sintesi. Qui Maria Viareccia, Saracchiani, Maria Barchi, Vedova Cardarello, La Vera. L'arco Edoardo da Bacci 5, B, ottavo piano, 817, scala barra B, 00148 Roma, 0665932396, e non appartiene a nessuna Modigliani, né a Maria Via, né a Donna Francesca, né a Paccheroni, né a Paccherotti, né a Guirini, né a nessun altro all'interno che la persona originale Maria Viareccia, Saracchiani, Vedova Cardarello, Barchi e Mattia, la sottoscritta. Sequestrata dalla Spurbi Vecchia nel 1954, nel mese di giugno, mi hanno tolto gli occhi nel mese di giugno, ho detto bene, ma nel mese di luglio a Roma mi hanno tolto i miei bellissimi occhi azzurri e li hanno messi a Baldassare Anna, ovvero Fabianna, nata al 400 avanti Cristo, da Spurbi Vecchia 360 avanti Cristo, e uccisa dall'inquisitore Mengelen. E intanto Renzo Matteo, il figlio, è nato nel 1758 avanti Cristo ed era un mostro, sorcio e corpo di gallina, perché l'inquisitore Mondo di Michelin ha consigliato alla povera strega pazza criminale quale Fabianna di usare la genetica. Per questo gli ha rovinato il nascituro, gliel'ha fatto nascere un mostro e quindi ci ha lavorato sopra. In quell'epoca, 1458, il mese, il giorno è, non lo so, avanti Cristo, attenzione, avanti Cristo. 1428, millesimo scorso, quindi 1400-500, uffa, dunque 500 anni, più 72 e più 16, 588 anni fa, veniva uccisa dall'inquisitore Mengelen. Passano gli anni. Sperduzia cerca la figlia, me l'ha raccontato quest'anno il giorno dell'angelo. Cerca la figlia ma non la trova. Allora si rivolge all'inquisitore, ovvero Belzebul. Lucifero, Satana, in corpo umano. Di conseguenza, questo gli consiglia di zoofilgare la generalità con il lupo più grande che c'era, re del branco di lupo, un lupo enorme, pelo rosso, e infatti si trasforma da lupo enorme, pelo rosso, ma si trasforma anche per altri animali feroci, due cannibali. E poi c'è dentro lo spirito della vecchia strega d'Alta, la Fabianna, la Sarianna. Questo me l'hanno detto fonti attendibili. Non è vero, Bergoglio, non deve Mengelen, che non hai voluto denunciarti, ti denuncio io, ti vorrei io, anche per gli inganni, i tradimenti, i trabocchetti e le uccisioni contro la vita dei miei figli e contro la vita di Quintino del Segreto, contro la vita di Soledad del Segreto, contro la vita di molti, dei miei fan, dei miei sostenitori, di miliardi di persone, contro l'ambasciatore, i governatori, funzionari, gente della CIA, marines, FBI, servizi segreti corrotti, servizi segreti non corrotti, eserciti militari, giornalisti, scrittori e registi, carabinieri e poliziotti e quant'altri ancora. Devo stringere i dedi perché altrimenti non mi basta. Dunque,
mi ha fatto togliere gli occhi azzurri, Mengele mi ha fatto togliere gli occhi azzurri, alla fine del Santo Fiat, ma per venire via da Antica Roma, dopo quattro sequestri, due subiti dal City Casablanca, vicino Marocco, Stati Uniti d'America, e due da Roma, in Italia. Istituto Cerono e Clinica Santa Fiat, si potrebbe venire via più Antica Roma, successivamente nel 60 dopo, portato a Terracina sotto il nome di Ricchia Maria, 14 marzo 1942. Tutto il segnale acustico, registri il suo messaggio. Vodafone, servizio di segreteria telefoniche. Dove da questo famigerato è senza entrare in casa e mi hanno sequestrato e portato via più volte di casa. Tanto vero che nel 90 dopo la fortuna mi hanno fatto avere quattro bambini gemelli biondi con l'occhio azzurro di cui uno se lo dice circa un anno fa. L'altro è stato venduto e altri due sono stati messi in collegio e la sua modernità l'hanno fatta configurare. Mi hanno tolto sangue, caso la Giorgio, il padre della 145 anni, non la figlia mi ha aggredito, mi ha trovato l'occhio, ieri mi ha minacciato quella della porta, va in giro sotto me mia figlia, mi ha telefonato dicendo tu sei 12 anni, io sono tua figlia. Tu non sei mia figlia e io non sono tua Anna. Conosci bene tua madre non è Maria di Ricchia. Grazie di decine. Nipote della zingara come la zingara. Prima mi ha sequestrato dalle braccia mia madre già su Kennedy. Nella City Casa Bianca. E noi nel Jersey, la grande villa con 6.000 metri di terreno quadrato, assediata dalla bastarda in cambio della figlia, che si sta facendo sotto il mio nome alle mie carte di città, e con la savona 920-77-04, mi hanno tolto dalle mani dalla terza libreria di via Casetta Mossei, il socio di Roberto. Consiglia con Francesco Ricchia, il figlio di tutti i miei adesso, e di tutti, Lieno, Figuero Lieno, Elena Silvia, abitavano via Renola 65, dove Pacchi Florence è stata lì finita. E mi hanno portato in Italia. La memoria di alcune persone diranno che mi ha strappato dalle braccia di mia madre e c'è stato a 2 metri su, che ha tagliato la lingua all'amico Gabriele e ha tagliato la lingua al funzionario Edoardo Volce, 2013. Il 5 giugno hanno sequestrato il brigadiere Fulmi. Entrambi mi portavano un figo giallo contenente a un'alimentazione. Altre corrispondenze sono state delistate, deviate, fatte per segnare all'interno del 117. Il stato di anno sarà a Barabì, ma di largo Nico Codrello, secondo l'otto, cioè secondo l'abitato di Corriere. A Cerettiano mi minaccio continuamente, siamo nel DSU e sono stati uccisi anche quelli, costituiti dalla Santa Monica. Hanno ucciso Marino. Vodafone, servizio di segreteria telefoniche. Allora, questa è una cronaca. La valigia con i soldi dobloni di milioni di miliardi di dollari, con aereo privato sopra non so quale, in quale largo, in quale parco, qua intorno a Corviale,
giorno lunedì scorso. Oggi abbiamo 21, credo. No, oggi abbiamo 20. Ieri era 19, il 18, beh, tornate indietro, quella dei, il 18 era mercoledì, quindi era 16. Il 16 marzo, Berlusconi, Anna, con la valigia piena dei miei dollari, andavano negli Stati Uniti d'America, tutti e due. Berlusconi ha fatto convalidare Anna per Sara Kennedy. Berlusconi ha imbrogliato le carte. Questo moscerino è quella bastarda brava che trasmette le cose negli insetti e spia le case. Questo me l'hanno detto, lo ha detto pure esso stesso. La carta di carta d'identità, ancora Napoli 877983, che scadeva il 29 marzo 2012. E l'altra rinnovata l'8 marzo 2012, Ancona Savona 920-7704, capelli bianchi, la mia firma originale, come nel documento scadente il 29 marzo 2012, e si trovano nelle mani di Anna. Stesso stato civile, vedo a Cardarello, stesso atto di nascita 00134, 14 marzo 1942 a Terracina, provincia Latina, la fine settembre 2000, del 1955, è una vecchiata di circa 12 anni e 5 mesi, ma sono nata al 54 o 53, giorno 4 agosto, quello inalterato, ma il vero certificato, il 53, sarà domani della liberazione di infame, come tutte le mie carte d'identità, codici fiscali, testimonianza American Express, passaporto, certificato di Sara Kennedy, il presunto certificato di Barca Maria e i miei certificati registrati a Terracina nel 1955 sotto il nome di Ricchia Maria Via 14 marzo 42 e bla bla come prima detto. Oh, oddio, sta bastarda e fama disgraziata. I miei occhi azzurri già passati alla sorella Roberta Bono, che si spaccia per 100 persone, le sue vittime divorate sono dei cannibali. Inoltre, a sabotare il bagno idraulico, bullone, perno e rubinetteria della chiave generale, è stato Matterotti, Aldo Matterone, bla 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 bla, con tanti nomi sotto il mio appartamento. 717. Il mio attentatore, il mio sequestratore, insieme a Sperduti in Siria, e Baldassarre, Antonio, Codia Gregorio, Molella Luigi e Sturzi Salvatore, con altri nomi ancora acclusi, adottati. Le bastardi e fame hanno i miei soldi, i miei miliardi di dollari, le mie eredità, le sorelle, i figli di Sturzi di Siria. Codianna, il Sarto Marco e Antonio sono nati nel 1670, quindi sono secolari, cannibali, immortali, e sono tornati indietro nel tempo, la macchina del tempo del loro corpo più persone fisiche, lo stesso chiaramente l'ha fatto la loro madre a 360 avanti Cristo, no? La conoscenza fine anno dell'anno scorso, anno precedente. Inoltre ha tagliato le gambe al figlio e lo ha triturato vivo. Al San Camillo mi hanno detto, ma stanno proprio lì o stanno sotto il Colosseo? E Federico della Rovere è stato ucciso. Non è stato ucciso a Pomezia, decapitato sotto la mia figura, no, è stato ucciso quest'anno, questo mese, dopo le peripezie di sequestro e rapimento e di spostamenti. Molte vittime, Charlotte si trova sotto il San Camillo, nel San Camillo, dopo il segnale acustico, registri il suo messaggio. Vodafone, servizio di segreteria telefoniche. Un attimo, che storia è questa? Che storia è questa? Vogliono
accollare, addossare le colpe a certo Michele Caina, che invece è innocente. C'è qualcuno sotto la sua figura che commette crimini ed è l'amante di Codianna, che pretende di ottenere il mio numero 0665192396 dicendo che suo ha scritto al mio gestore Vodan che pretende di staccarmi il telefono per prendersi il numero mio, la mignotta troia, e inoltre ha fatto inquinare la memoria di mia madre Jackie Kennedy, che si troverebbe sotto la barcaccia Piazza Navona, e c'è un laboratorio segreto dove ci fanno non so che cosa, non sono stata a chiedere spiegazioni perché ne ho abbastanza, ho le scatole veramente piene, ma proprio piene, mi hanno rotto l'anima, e non ce la faccio più, e mi hanno fatto venire pure la putrefazione intestinale, maledetti bastardi infami, e c'è il robot, mia madre che stava sotto il Vaticano, l'hanno portato sotto la barcaccia e lì stanno facendo, ci hanno portato un'altra persona, accidenti, oddio, chi ci hanno portato, neanche mi ricordo più, Gesù mio, che si entra attraverso la porta rossa sotto la metropolitana del Piazza di Spagna, non mi risulta a me che ci sia una metropolitana, saranno cavolate che dicono. Ad ogni modo, dicono che devo accusare il Michele Caira, che avrebbe ucciso 200 ragazzi, 200 studenti, e poi hanno accusato me, tu hai ucciso 200 studenti, poi ci sono 1000 cloni della mia figura in Italia, più di 1000 che commettono i crimini, per accusare Maria Viarecchia, Sarachene, nel Parche Maria, Vedova Cardarello. Ora dico a quelli che mi hanno obbligato a cambiare la serie telefonica per fare un'accusa insulsa, io non posso accusare un innocente, dico, voi avete il dovere, l'obbligo, non solo il diritto, quello di pagare per quello che avete fatto, è l'obbligo e il dovere di rilasciare tutte i sequestrati, la vita di tornare indietro nel tempo e far ritornare in vita le persone che avete ucciso, inclusi i miei parenti, i miei figli e i milioni di persone, oltre i 200.000 studenti, 200.000, non lo so, i miei fanti, i miei sostenitori, facendo ritornare indietro in vita la macchina del tempo, studiata da Sperdutestina e la mia sequestratrice. In quanto a questo sopra mi ha rubato persino 3 pezzi di sapone comprati, 3 saponette adesso ai fiori e le altre prima, nonché le carte, le documentazioni, le scarpe e abbigliamento, e ha fatto il colera, ha messo le scorie sopra i soffitti. Allora vi ho cambiato la segreteria telefonica come voi volevate, dandovi il pasto e il pane che meritate, quindi attenete a quanto io vi ho esposto. E rimettere a posto anche la mia linea telefonica, perché il numero è mio, così come i soldi mi ha rubato la bastarda infame, 790 euro di rimborso degli occhiali, non 700 euro, sono stati portati 110 euro, una falsa lettera dell'ASB, fatta fare da chi? Dopo il segnale acustico, registri il suo messaggio. Vodafone, servizio di segreteria telefonica. Allora, morte, ma donate, non lasciate messaggi qui, perché tanto ho ricevuto un messaggio all'ora 12, quest'oggi, che è il 9 luglio attuale, ma c'è stato lo spazio della registrazione, ma la tua voce non si è sentita, perché il mio radio è ben mattina, vengono le telefonate. E fanno le telefonate per il mio telefono. Inoltre, per vedere il cielo, che vedete tutti, per la costellazione del cielo, le mie galattiche, i pianeti galattici, come vedere il mondo cosmico e terrestre, il mare e tutto ciò che contiene, però da terrena e la natura che vi è sopra, molti valli, eccetera, eccetera,
Così è vera la sottoscritta Maria Fioretta, Saratore Roberto Maria, vive a Carparello. Maria Fioretta, 14 marzo 1942 a Terracina, nata in settembre 55. Parte Maria, mese verso la fine di aprile, fino a settembre 1955. Cambiata a Terracina. E Sara Kennedy, 4 agosto 1954, a New Orleans, da mia madre, da qui Kennedy, da cui mi dillo Anna Vittoria, per spazio per Kennedy, Annabella, Isabella, Clarabella, Arabella, per spazio per la figlia di Jackson Kennedy, e di John Fitzgerald, i miei genitori, i miei propri genitori, perché anche se mio padre non procreava, durante gli 11 mesi di gravidanza, eccomi qui, con il supporto del fratello mio zio padre e del cugino mio zio padre, è nata la bellissima Sara Kennedy, ed era stupenda, ma per l'anno la capamonca e c'entrano tutti dentro. Templari, Croce del Sud, Cavalier di Massa, Loggia più 1 e Loggia più 2, Vaticano, politici, Ministero del Consiglio dei Ministri, Affari Generali dello Stato, Cardolini, Associazione Nazionale dei Lupi, Manar di Cantrovi, Piccioni Gabbiani, attuale, e Centro di Lavoro dell'Organizzazione Criminalità Organizzata. Il nuovo ordine del mio mondiale, gli amici della mia famiglia Kennedy, sono stati uccisi i figli, i miei parenti tutti, la famiglia d'origine. Dobbiamo tornare indietro, la massa del tempo che porta a mio padre in vita, e lo uccide un'altra volta, si diverte tanto. Dobbiamo non accusato di tutti i crimini che ha fatto contro la mia vita, contro la mia persona, i furti e tutto quanto, accusando me di aver rubato vita. E poi dice di aver regalato una borsa di 20.000 euro, un'altra borsa dello scarto di 10.000 euro, una brutta stronza. Io non ho mai comprato borse così, anzi mi ha rubato le borse dentro casa, mi ha rubato lo scarto dentro casa, mi ha rubato una borsa lucida, bianca, come il sandali, che mi ha rubato dentro casa, mi ha rubato anche quelli che in genere mi ha tagliato, adesso mi porta vivo, se l'ho visto, finolida, trasformata al Sibis del via Etrofera 157, quando sono andata oggi in giovedì, lunedì era lì, sono andata a fare la spesa e mi hanno dormito per 2 ore, mi hanno consegnato uno scontrino del negozio mercato, niente meno di Erbiadina 792-972, gli stessi prodotti, senza somma pagata qui, hanno fatto lo scontrino laggiù, il negozio cibi gustosi, prelibati, telefono 71 76 e non ho risolto da nessuna parte. Il deviante del mercato, quindi dietro per 157 06 655 26 68, ci sono la setta nera tra le bande in banda, che sono parenti del programma. E mi stanno guardando, la borsa che hanno ordinato dentro casa, è stata violenza 10 giorni fa, dentro casa, attraverso le mura chiuse, entrata, o attraverso la porta che era assieme aperta, si rende invisibile, e il dato il segnale acustico è registra in sua vista. Vodafone, servizio di segreteria telefoniche. Riconfermo il messaggio cancellato precedentemente, il penultimo, e denuncio e querelo questo pazzo assassino clonatore genetista, e non è certo un psicologo, non è certo un psichiatra, ma è soltanto un assassino che vogliono fare sul mio corpo qualcosa, in un presunto TFO corrotto, e fa sparire me tutto il nome di Grignanna. Io non sono Grignanna, il mio nome è Maria Vigliareccia, vedo a Cardarello, Maria Barche già, para Kennedy,
artista, poetessa, scrittrice, neoscrittrice, brevettista, odontoiatria, dottoressa in legge, dottoressa in medicina, non chirurga psichiatrica, psicologa, capace di psicanalizzare questo assassino del dottor tedesco Joseph Mengele, ovvero Mongalier, questo è il suo nome. E Melchiorre non è altro che Renzi Matteo. Questo tedesco, che è vivo, mi ha chiamato dicendo di discendere da 9500 anni avanti Cristo, sono state parole sue, ma io sapevo che invece dunque è dell'anno sotto 1000 di questi ventunesimi secoli, ancora attuale, ancora in vigore, quindi i primi 10 secoli, mi spiego? Invece secondo lui proverrebbe dalla Babilonia e avrebbe 9500 anni avanti Cristo. Come 9500 anni avanti Cristo non è altro che il demonio poi incarnatosi nel corpo di questo, forse nel 1000 avanti Cristo o prima sotto dell'anno 1000, nei primi 10 secoli dell'era volgare, dopo Cristo, è un farabutto, un assassino, e quindi lo querelo e le denuncio su tutto il mondo. È un genetista, fa esperimenti sulla vita dei gemelli bambini biondi con gli occhi azzurri. È un cronista della pecora Dolly, poi, ma lo ha fatto prima sul corpo del lupo, che non è altro che proprio la madre. Il giorno della scritta mi ha detto che la figlia vera di Anna Baldassare Anna, prima del 1800, non lo trovava più, 1800 avanti Cristo, perché è morta. Questi sono due secolari, migliaia d'anni. Non la trovava più. Allora ha fatto il patto con questo Belzebù, che proviene dal 9500 avanti Cristo, dalla Babilonia. L'ha fatta incestare con il lupo, bestia animale, il capo di branco dei lupi, ha usato le maniere di, sa come fanno gli animali, è più da accoppiarsi. Allora, sempre parole per soprattutto in Siria, il lupo la rincorsa e l'ha violentata, sempre parole per Siria. Che nasce il lupo con lo spirito di Anna e quello del Belzebù insieme, e viene fuori la pazza criminale, che non è capace di distinguere nulla, è una pazza criminale, un demonio pazzo, è cervello del lupo, che questo dottor Joseph Mengele comincia a colmarne il corpo pezzo dopo pezzo. Le prime centinaia di persone vive umane, dice, dopo il segnale acustico, registri il suo messaggio. Voda, servizio via telefoniche. Io, Maria Viarecchia, attesto essere la figlia di Jackie Kennedy e di John Fisher Kennedy e di nuovo mio padre e mio zio Robert Fisher Kennedy, perché mio padre non procreava. Quindi la zingara si è buttata addosso a mio padre. Questo l'ha detto Bidello Anna Vittoria, che vorrebbe far passare me per Mirimianna, Anna, alla Rosa, Roberta Bono. E mia cugina è una strega. Si è fatta fare il tricolore con la pelle di Lady Gaga.
la cui sorella Modiana, che è nata nel 1670 e la loro madre nel 1432 sono delle streghe, quindi non è nata né l'8 marzo 1948 dalla madre rispetto alla figlia, né tantomeno nel 1960 e né tantomeno 30 anni fa, perché ritorna giovane, ma la voce, quando sta qui, è sempre vecchia. Poi quando lo vado da lontano, cambia voce e cambia aspetto. È una strega, 348 anni, e la madre ha 584 anni, 1432, in realtà all'anno di Chimia e della notte dei tempi, ed è stata la mia sequestratrice, violentatrice di mio padre, dal momento che viveva Anna Vittoria, si vuole far passare per figlio di mio padre, figlio di mia madre già tempi, e vuole mettermi a posto delle sorelle dicendo che tua madre si è buttata addosso a mio padre, quindi è il contrario, è la madre che si è buttata addosso a mio padre, e questa è un'altra rivelazione di fatto. Crimini, furti, sequestri di persona, realmente Casa Monica, Zingari, Casa Monica. Ma mia madre ha scritto Casa Monaca quando attesta nella lettera. Io, Jacqueline Kennedy, attesto che mia figlia, Ricchia Maria Via, Sara Kennedy, Parche Maria, è nata debole perché è rovinata ancora prima di nascere. Poi a capo dice, cara Sara, stai attenta a Baldassare, Sperduti, Fiore, Foglia, Follia, Cannone, Pannone, Amato, Follia, Fiore, Anna, e a quella strega della madre che ha 143 anni, quindi poi configurerebbe 175 anni. In realtà è senza età, la stessa sperduta di figlia, una più anno. Mi ha detto quando mi ha sequestrata che ero bella come un angelo, con gli occhi azzurrissimi, che ce l'ha la figlia dal giugno 1955, e che la figlia è quella che si vuole far passare per me, ed è quella che gli ha cambiato l'impero, i nipoti che stanno sotto il nome di Cardarella, i miei figli, e la figlia che sta sotto il nome di chiamare via con le mie carte di identità, documentazione e tutto quanto, va in giro sulla la mia figura, compiendo crimini, ha portato il mio corpo alla prostituzione e ci ha fatto miliardi di dollari, miliardi di euro, e ha consegnato nelle casse dello Stato, ha dato 128 milioni di dollari, di miliardi di dollari, sia per Berlusconi che Chiesa Rossa, che mi danno della clone e mi danno della falsa Sara Kennedy, che dice la falsa Sara Kennedy è l'amica loro, il suo fianno, cioè. Proprio la madre l'ha accusata, ma dato fatto che la madre accusa la figlia accusa la madre, e invece è proprio di Anna la capo, sacerdotessa di padre, sotto la mia figura compie crimine, usa le persone come fantocci, addormenta e cancella la memoria, toglie dalla mente delle persone i loro beni, le loro attitudini, le loro professionalità, e cancella le memorie, dà l'informazione che essa vuol dare, toglie linguaggi, toglie specializzazione, professionalità, la psicologia, le doti, le virtù, le attitudinanze, insomma. Ho sequestrato i miei figli, ha ucciso 12 figli che non ho cresciuto e nemmeno conosciuto, ha detto di aver ucciso i miei figli, minaccia la vita dei miei figli quando già li hanno gettati nel fuoco e stanno, dopo averli torturati, violentati e sbattuti contro le pareti di cemento nei sotterranei qui di Corviale, non ricordo quando, ha ucciso e fatto uccidere i miei parenti, milioni di studenti, marinzi, FBI, CIA, federali, carabinieri, poliziotti, consoli, ambasciatori, governatori, giornalisti, scrittori, registi, presidente Antonio D'Anteno, l'hanno sequestrato, l'hanno sequestrato. Dopo il segnale acustico, registri il suo messaggio. Vodafone, servizio di segreteria telefonica. Buonasera, Maria di Arecchia, Guido Oscar Barello, Barca Maria Saracani, i miei veri nomi. Sequestrata alla Villa Imperiale Casablanca, fine maggio 1954, da Sperduti e Sila, stappata dal braccio mia madre Jack Kennedy. Avevo soltanto 8 mesi di età.
nata debole perché mi hanno rovinato ancora prima di nascere, nel grembo di mia madre. Poi a un mese e mezzo di vita, per l'Ercilia che viveva già nel seno della mia famiglia paterna, i miei nonni paterni e i miei genitori, siti Casablanca, vicino al Marocco, aveva avuto l'8 marzo 48 per ogni anno figlio di un padre per l'Ercilia svizzero. Credendo farci passare a me, e io denuncio al mondo tutti i maledetti che sono parte della casa moglie e i diritti e i quinci corrotti. Ce ne sono molti, tra cui Napolitano, Mattarella, Renzi Matteo, Mattarella è un vigliacco, conosce, ed è un vigliacco pure il Papa. Il Papa Bergoglio, tu hai dato la colpa, voi, lei, tu. Avete dato la colpa al cardinale tedesco per aver tolto e imbrogliato il fascismo presso il Vaticano. Invece sei stato proprio tu, con qualche altro, un'eminenza, che non mi ricordo, forse Bertolotti, o forse è stata un'altra, ma per la natura dei dimostratori. Comunque mi conosce benissimo, in quanto a Prodianna e la tua figlioccia. Perché tu sei secolare e hai l'uncino e sei capitano uncino, questo è quanto mi è stato detto. Io ero falso, lo sapete soltanto voi, perché io non so nulla. Hai violentato mia figlia Maria Vespasiano e quindi sei denunciabile davanti a tutto il mondo. Tu sei fatto fare i bocchini dai miei nipoti Joseph e Ferro Kennedy e questo me l'ha detto un certo Massimo, presente dietro ai sotterranei, nei sotterranei, sotto la sala 15 del ratto delle Sabine. Hai fatto prigionieri i miei nipoti fino ad agosto e settembre 2013. Hai inquinato i fascicoli. Conosci benissimo tua nipote Rodiana e tu hai violentato mia figlia Maria Vespasiano a Beverly Hills il mese di dicembre e gli hai messo l'uncino, dove gliel'hai messo non lo so, gli hai fatto l'elettroencefalogramma con le scariche potente. La tua figlioccia Adriana, che non è Maria Vierecchia, non è Sarkeni, lo sai bene, fatta tornare lì nel tempo dell'8 marzo 1948 insieme a Sardo Marconi, hanno vissuto con i miei nonni paterni, i miei genitori. Soltanto Grignano nacque realmente l'8 marzo 1948. 1951 nacque a Sperdù del Sidra, Vitello Anna Vittoria, scortata a metà dal cranio a tutto il corpo, sino all'ingue, al centro delle gambe, di Anna, dopo che gli ha strappato le dita, gli ha tagliato le dita delle unghie, gli ha tagliato le dita dei piedi, le falange dei piedi. Per un figlio è stato massacrato dalla figlia perché pentita. Anna sembrava pentita, forse ha prevalso la casa Monica e poi pensa che una scimmia sempre incinta che ruba soldi ben altrui e ogni singolo effetto altrui ed ogni singola spilla altrui, spilla per dire ogni robberia, ogni fatto è una rubberia continua. Hai i miei soldi e tutto quello che mi appartiene. Vuole triturare vivo il 1 maggio mio figlio Alex Gino, ha massacrato mio figlio Adriano, ha ucciso i miei 20 figli, più 2 del 1995, che non so dopo il segnale acustico, registri il suo messaggio. Vodafone, servizio di segreteria telefonica. Buonasera, 06 6519 296, il mio numero che è stato cancellato dalle pagine bianche, dalla bastarda fanno prostituta,
che è figlia di casa da Giorgio e di Lucia. Praticamente Paccherotti Anna, canona nata Seranda, foglia, Podia, Amato, Pannone, bolognesi, calabresi, vicenovesi, veronesi, tantissimi cognome. Questa è la sorella Roberta Buono, che è stata sostituita con Francesco Recchia, figlio di Spizzichini Alberto e di Veroli Elena Ieno, Spizzichini Silvia, Elena Silvia, appunto. 29 novembre 1949, sequestrato dopo di me dall'istoferono, dagli stessi zingari, Spizzi Garcia, Baldassarre e Paccherotti Aldo, che abita sotto il mio appartamento, e hanno fatto tagliare il rubinetto della chiave generale del bagno, il perno, hanno tagliato l'orecchio all'idraulico, lo hanno sequestrato, dove l'hanno portato non lo so, il perno e l'orecchio dell'idraulico l'hanno messo nella borsa, questo me l'hanno detto ieri pomeriggio per telefono, ed è subentrata a Roppia. Colpa tua, Sara Maria Via, Sara Kennedy, Maria Via Recchia, adesso sono io, tu sei Codiana, malimortangoli tua disgrazia del fame, prostituta della mente e spirito, tutto quanto il resto del corpo, carne, ossa, sangue, al mio sangue, i miei occhi, si è traventata la parrucca fatta con i miei capelli, ha rubato i miei capelli dentro a casa, si è fatta fissare i denti dei parenti Kennedy e si è bevuta il mio sangue. Il padre casalgioso mi ha tolto sino all'ultima goccia, l'ha messa a spersuversia la figlia Corianna, perché volevano spacciarsi per me entrambe, madre e figlia. Il gemello di Corianna è lo Sardi Marconi Antonio, 1670 è il loro anno di nascita, la madre 360 avanti Cristo. La mia sequestratrice, che ha danneggiato la salute di mio padre John Fitzgerald, e mio padre Robert Fitzgerald è prigioniero, perché sono stati i cyborg a subire i funerali, mentre loro sono stati sequestrati e tenuti in sospensione vitale, e mia madre idem, quindi sono veramente robot, o sono loro in carne ed ossa, maltrattati, malmenati, e a mio padre gli hanno incollato le penne dei piccioni, e si trova a San Camillo mio padre e mia madre con molti altri. Suzuki, Saka Suzuki, giapponese industriale, e Barack Obama, presidente Tony Blair, Berlusconi, e poi chi altro signore? Bin Laden, o chi sotto Bin Laden? Non è lui, sarà qualcuno che ha preso il nome, ma non è Bin Laden vero, non è l'originale. Hanno tentato di inquinarmi, giornalisti, scrittori e studenti presso l'area 51, riparto 51 San Camillo. Mi sta facendo telefonare da tutti i SEO nazionali, internazionale, extranazionale. In America vogliono portarmi al TSO, offrirmi una camera. In America alcuni parlamentari assassini corrotti hanno i miei soldi. Lo Stato, il Vaticano, alcuni politici corrotti che mi spacciano per il clone. Io sarei la clone, con tutti quelli che mi stanno facendo passare, maledetti loro. Chiudo così, troppo tempo altrimenti. Occorre un oceano. Hanno ucciso Alba, Lusper Pasquale e i suoi figli, e molte persone della Terra Cina e di tutto il mondo. I miei sostenitori, i miei fan, 4 milioni di coloni in giro, vanno sequestrando e rapendo i miei fan, i miei sostenitori, a modo di giustizia. A Terra Cina è stato sequestrato un certo Sandro, scrittore, e molti sono stati uccisi. La figlia di Bill Clinton, gli hanno tolto gli occhi azzurri, gli hanno messo neri, gli hanno tinti i capelli di nero, come hanno fatto con me, gli hanno cambiato il sangue, gli hanno cambiato il nome, e l'hanno invecchiata di circa 10 anni, a me 12 anni e 5 mesi. Mi basta così? Dopo il segnale acustico, registri il suo messaggio. Mi hanno rubato le mutandine rosse appena comprate.
E la fine del dicembre, appena 2 settimane fa, appena 2 settimane fa, la vigilia di Natale. Nella vigilia di Natale, ma ti rendi conto, eh? Me l'ha rubata la pignosa dentro casa. Mi ha sostituito il composite lenzuolo del flanella rosato, delicato, e mi sono trovata uno bianco di cotone con le rosoni grigi. La busta non era la stessa. Nuovo, certo, ma non era lo stesso che ho comprato io. Mi ha rubato un composé nuovo, 29 euro, di flanella, ha comprato il mese scorso, l'altro anno, figura, neanche il mese scorso. E mi ha rubato il salvamaterasso di tessuto pesante, e mi è scomparso il salvamaterasso che dovevo lavare, scomparsa dentro casa, ha rubato pure quello. Calzini, calzamaglie. Ieri avevo le chiavi dentro un sacchettino di plastica legato, sono uscita con quello. Non lo so, nessuno si è avvicinato. Il sacchettino conteneva un portachiave corno d'argento con le pietre incastonate blu e la chiave di casa. Nell'altro portachiave, pure particolarmente prezioso, avevo comprato vicino al Unicredit, girando da destra, da Poggio Verde verso destra, accanto alla banca Unicredit, con tre chiavi, sono scomparsi dunque 4 chiavi, 3 di casa e una non lo so cos'era. E non so che cos'altro. E devo controllare praticamente un attimo. Che devo controllare la custodia con il libretto della pensione. Bastardi infami, chi mi ha rubato? Signore onnipotente, mi affido. Questa è una cosa, è una preghiera che dirò per conto mio, perché non si possono mettere in piazza le richieste a Dio. Non è proprio. Non rientra nell'ordine di Dio.